vengono esplosi 4 colpi di pistola. Questa è la via principale del quartiere Libertà, a Bari. E alla fine di questa strada c'è la Chiesa del Redentore, quella dove inizia la nostra storia. Un'assurda storia di sangue e violenza, i cui protagonisti sono poco più che bambini. Era una sera di fine agosto nel quartiere Libertà. Proprio qui, fra l'oratorio e l'edicola, due ragazzini di 14 anni si sono azzuffati. Si chiamano Marius e Ivan. Marius è un ragazzo albanese. Ivan è il figlio del boss del quartiere. Una rissa perché uno dei due bullizzava l'altro. A questo punto interviene un ragazzo più grande, Flori. Flori si trovò per caso lì. Era uscito a prendersi un caffè proprio con la mamma di Marius, il ragazzo bullizzato. Si trova proprio nel momento in cui Marius lamenta di essere stato nuovamente picchiato. E allora Flori si rivolge ad Ivan. E sembra che gli abbia rivolto due parole, non si capisce se l'abbia rimproverato, gli abbia chiesto di smetterla con questo atteggiamento. Poi se ne va. Flori, Marius e sua madre percorrono questa strada, ma si accorgono di essere seguiti. Si è sentito una presenza alle spalle, si è girato. Vengono esplosi 4 colpi di pistola. Il colpo che ha preso la Flori ha preso il braccio, è uscito nelle parti, diciamo, di dentro. Questa telecamera di sorveglianza dell'enoteca è l'ultima immagine che abbiamo di Flori. Lo vediamo ferito mentre percorre i suoi ultimi passi. Ma poi si accascia qui e qui muore. Come può un litigio fra ragazzini portare a un omicidio? Magari gli potevi dare un pugno, un schiaffo, ma non da sparare. Ad un'esecuzione, in piazza. Che oggi vedevo mio fratello, almeno. A sparare a Flori è stato il fratello di Ivan, Francesco Caldarola, figlio maggiore del boss del quartiere Libertà. Da anni il clan Caldarola controlla le estorsioni e il traffico di stupefacenti nel quartiere. Il capo clan, Lorenzo, è stato arrestato un anno fa con l'accusa di spaccio, detenzione illegale di armi e associazione a delinquere di stampo mafioso. Ciao, buongiorno. Quel ragazzo che è stato colpito a Roma? Sì, tutto a posto. Ostia. Sì. Com'è qua la situazione invece? Qui è tutto schifo, è che le generazioni si degenerano nel tempo e crei la massa, con la massa non puoi fare più niente. E le famiglie prendono il quartiere. Ma è normale, tutto. Non è oggi, noi ci sono sempre stati i boss, ci sono sempre state famiglie. Questa è la famiglia di Caldarola, sono quelli che reggono. Non andare a intervistare quella gente, fidati. No. Non andare. Poi comunque la ragazza è la moglie del boss. La gente sta venendo. Mi sgancio qui. Signora, mi scusi, io so che non vuole parlare con me, però mi deve perdonare, perché le chiedo solamente una cosa sola. La signora è Monica Laera, moglie del boss Lorenzo Caldarola. È stata protagonista di questo episodio. L'aggressione a Bari alla nostra inviata Maria Grazia Mazzola, presa a schiaffi dalla moglie di un boss. Ha chiesto scusa alla giornalista che ha aggredito. Che si sente dirgli qualcosa. Le posso chiedere una sola cosa? Il quartiere è stanco. Raccolgo situazioni di persone che ricevono estorsioni, ricevono minacce. Lui è Don Francesco, il parroco del Redentore, la chiesa davanti a cui è scoppiata la lite fra Marius e Ivan. Mario è che conosco e anche Ivan che conosco, entrambi, non mi va di definirli lupi, perché per me c'è sempre una visione positiva. Non ci sono ragazzi cattivi, ci sono ragazzi segnati dal disagio. Una posizione la strada te la impone e molto spesso non è quella migliore. Bari è la città di frontiera per la devianza minorile. Ci sono più di 1000 minori affidati ai servizi sociali in carcere, come il Fornello, dove stiamo per entrare. La vita, libertà, la vera fanda, perché ma sono tutto frate, si voglio le mie savi. La libertà, ma si tu, quando mi abbracci. Alla base dei fenomeni della criminalità minorile
c'è sempre un fenomeno di patologia dei rapporti umani. Storie di nuclei familiari che a loro volta sono già segnati dal problema della dipendenza patologica, dell'alcolismo, ma anche della criminalità. È la vita, se non lo sa aspettare va di fretta, cade. Alla fine, se sbagli, dipende dalle conseguenze e le devi pagare. Però alla fine siamo le scelte che facciamo. Non può essere una scelta che non hai fatto. Uno di questi ragazzi lo incontro la sera, al quartiere Libertà. Che età avevi quando hai commesso il reato? 17 anni. E oggi è in regime di messa alla prova. Se dimostrerà di meritarlo, il suo reato verrà estinto. La cosa che ho pagato è stato, secondo me, voler crescere in fretta. E vi dico quello che fanno i grandi. Ovviamente i grandi sbagliati. Una persona fuori al bar, bella piazzata, che tutti li camminavano vicino, gli chiedevano il permesso. Un re. Non c'è la possibilità di rimanere qua e non essere criminale, e non morire. Cioè, è difficile quanto per un tossico riuscire a smettere di usare la propria droga, perché tu c'hai sempre davanti il tuo passato, quindi non sei più uno di loro, ma sei un nemico in quel momento. Il cervello parcheggiato c'è un divieto di sosta. Non siamo come voi qua, niente si scorda. Questa era una frase che dicevo una volta quando c'era il mio fra a darmi la forza. E alla fine della nostra giornata, mentre torniamo in albergo, incontriamo loro. Dove state andando, ragazzi? Sento io quartiere San Paolo. San Paolo, libertà, libertà, stai tornando a casa. Libertà. Ma stai a fumare dentro all'auto. È normale. Che si fa a San Paolo la sera? Se io racconto, mi muove Garastazzo. I ragazzi di Libertà la sera vanno a riposare. Bra, riposa. Fanno la cena e poi subito a letto. Se domani mattina si fa a scuola. Sì, eh? Lui è un ladro. Ma in senso figurato o per davvero? No, ma roba. Tu a ruba, proprio. E cosa è brava a ruba? Motorini? No, supermercato. Portafogli? Solo io vado a scuola e basta. Aspetta, ci solo te vai a scuola. Dai, a me non piace la scuola. In quanti dentro a quest'autobus lavorano? Non mi mette. No, io sono a mento, ma è. Guardi, lo provo là. Grazie. Cioè, io per esempio ho 20 anni, giusto che a Cambesco. Qui la felicità non la vedo più. Anzi, non ho mai capito cos'è la felicità. Come si fa a non essere felice a 20 anni? Io non sono felice. Mai. Questa rabbia, questa infelicità, come la gestisci? Da non avere niente da piccolino. Cioè, da non avere niente da piccolino, cresci che poi un domani vuoi tutti insieme. Ormai i ragazzi del sud sono così. Pensano che il sud. Lo Stato non ci ha dato niente. Lo Stato chiede il nostro errore. Vuole che sbagliamo. Allora, qui adesso, in questo momento, lo Stato dice una cosa. Attenzione, perché a Bari e a Napoli ci sono le baby gang, ci sono i ragazzini. E l'hanno voluto loro. Però sei tu che vai in strada. Se non c'è lavoro, tu dimmi.